Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo il calendario dell'avvento di NYX. Quindi oggi il calendario dell'avvento interamente dedicato al make-up. Prima di iniziare, due cose che vi consiglio. Non leggere sotto perché c'è lo spoiler, non guardare dietro perché c'è lo spoiler. Quindi ce lo prendiamo proprio così, perché non me lo sono voluto spoilerare io e quindi attenzione a non spoilerarvelo. Prezzo. Allora, io l'ho visto sul sito di Look Fantastic, 66,95 € per 24 caselle. Consiglio, è sempre disponibile, l'ho visto perché è più di un mese che lo vedo ed è ancora disponibile. Lista desideri, ogni tanto va in sconto. Questo aveva lo sconto del 20%. Allora, nel caso, perché no? Dunque, parliamo che aspettate un secondo solo, come sempre che guardiamo la pagina. Comunque è un calendario interamente dedicato al make-up, ovviamente. Come sempre, ormai mi conoscete, quindi è inutile che vi continuo a dire la stessa cosa. Apro sempre calendari nuovi, quindi non ci saranno i calendari dell'anno scorso perché sono sempre i soliti prodotti. È bello da provare il marchio. Il calendario dell'avvento è bello da provare il marchio, è bello da cambiare. Quindi ogni anno si cambia. A mio avviso, il bello è questo. Per vedere i prodotti, per testare i prodotti, per conoscere un brand, perché ad esempio di NYX io conosco pochi prodotti e quindi ho detto proviamo. Calendario comunque interamente dedicato al make-up di un brand che è un buon marchio, proviamolo e vediamo. Non mi volevo dimenticare, ecco. Se non volete spoilerarvi il calendario perché lo volete prendere oppure perché l'avete già preso e volete aprirlo a dicembre, qui c'è il minutaggio dove andare direttamente in modo che io vi parlo dei prodotti che ho trovato, di come mi sono trovato col calendario, senza però mostrarvi i prodotti e senza nessun tipo di spoiler. Quindi ora andateci perché lo apriamo. Allora, lo sto aprendo, quindi andate? Ok, è fatto. Così all'interno, molto cartonato, molto leggero, ma dovrebbe essere tutto make-up, quindi ci sta, molto carino. Io me lo metto qua sotto, le caselline, ve lo dico subito perché andiamo. Ah, ecco un'altra cosa che ho notato. Sarà semplicissimo aprirlo perché sono in ordine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono in ordine. L'ho notato adesso, quindi sarà facilissimo da aprire. Vediamo con la prima. Bel tratteggio, facile da aprire, comoda. Questo è comodo, si estrae facilmente e dentro ha un tipo una carta soft touch, un cartone soft touch sembra, molto comodo. La recensione anche dell'apertura caselline. Vediamo il prodotto ora. Butter gloss, butter. Da 0, no, 4,7 ml, un gloss fatto così. Non mi aspettavo proprio così tanto mini size, ma va bene. Questo è il praliné, quindi è un gloss. Molto gloss. Ok. Andiamo avanti, 2, quindi qua è impossibile che io mi sbagli sull'ordine delle caselline, cioè è impossibile. Carino anche questo. Questo è un Utopia Soft Pink, pigmento pressato da 1,7 grammi, pigmento pressato. Molto 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 colorato, mono piccolino, ma ci sta, ci sta, perché è un bel rosino, si sfuma anche bene come base. Ci sta, base ombretto 3. Credo che sia proprio un calendario per chi vuole provare il make-up e vedere questo marchio, come la qualità dei prodotti. 3 HD Studio Photogenic,
base ombretto, proprio mini size 4,7 ml. Ok. Un po' perlatino, ma asciuga bene. 4. Ad esempio, io che non conoscevo, tranne alcuni prodotti, questo brand, mi piace perché così posso vedere come si comportano diversi. Bore to Glow illuminante liquido da 6 ml. Questo mi può piacere. Allora, sembrava, invece diventa molto molto delicato. Stratificabile, ok, se no anche come ombretto. 5. Soft matte lip cream, quindi un rossetto. Leon. Io credo di conoscere solo le lingerie e qualche mascara di NYX. Non è molto semplice da applicare. Vedete che non è molto uniforme. Proviamo a prenderne ancora. Poco per volta. Guardate la seconda volta. Molto più uniforme, poco per volta. E comunque hanno un buon profumo. Andiamo alla 6. Ecco, anche questo ci può piacere. Vediamo un po'. Utopia, Utopia Rose Gold, sempre un pigmento pressato. Mettiamolo qui. Questo mi piace. Sottotono bronzo, bello, dà luce, va bene anche nell'angolo interno dell'occhio per dare da solo. Questo mi piace, spero di non macchiarmi troppo. Andiamo alla 7. Butter gloss, quindi un altro gloss, uguale. Sì, però di un colore più scuro. Questo è Cinnamon Roll. No, non mi piace. Non è assolutamente adatto a me. 8. Eccoci qua. Utopia Brown Shimmer, ma Utopia non l'abbiamo trovato, sì. Ah, Rose Gold, questo è Brown Shimmer, ok. Quindi lo mettiamo vicino sotto. Questo è molto bello, guardate che bello chrome. E questo qui, molto bello, questo mi può piacere davvero tanto. Dobbiamo andare alla seconda parte, alla seconda riga, quindi ok. Mentre aspetto che si asciughi così non sfalso gli swatch, queste salviettine sono di Sephora, ottime, davvero ottime. Dunque, 9. Butter gloss, ancora Fortune Cookie. Questo è molto più chiaro. Troppo chiaro. Non si vede quasi.
Glosse anche basta, che non mi piacciono. 10. Ancora? Born to Glow Liquid Illuminator, ma stesso colore? Ah no, questo era Sunbeam, quindi più chiaro. Questo è più scuro, Glim. Una volta si vede poco, 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 poco. Ho un capello che continua a darmi fastidio. 11. Soft matte di un altro colore, Abu Dhabi. Soft matte come l'altro, poco prodotto per volta per farlo diventare omogeneo. Carino. Mettiamoli assieme. 12. Utopia Gold. Uguale, però. In oro, e prima che lo dite si può dire utopia o utopia. Oro. Oro. Assolutamente oro. Sapete che mi piace? Mi piace. Questo oro mi piace assai. Eccoci qua. Soft matte, assolutamente rosso. Non riesco a leggere il colore perché è scurissimo la scritta. Monte Carlo. Solo provare a fare una cosa. Attenzione a stenderlo perché rilascia davvero tanto prodotto colorato. 14. Credo che restiamo ai lip lingerie che sono molto validi rispetto a questi soft matte. Come si apre la 14? Scusate, Pore Filler Primer ed minimizzante per i pori. 6 ml. Basta pochissimo, ha un effetto lisciante sulla mano. Che è uno spettacolo assolutamente siliconico, immagino, però fa quello che deve. 15. Ah, abbiamo cambiato. HD Finish Powder, polvere minerale da 3,3 grammi, bianca, quindi quella trasparente. E qui ci sta. Ci sta per provarla. Ci sta. Assolutamente trasparente, ma vediamo se è davvero mattificante. Finalmente abbiamo cambiato un po' tipo di prodotto, perché a me il calendario piace per conoscere il marchio e conoscere i vari prodotti, non tutte le tinte. Tutte le tinte. Scusate, Soft Matte Budapest. Vedete quello che dico io? Non so se lo vedete, tutti questi pezzetti di colore scuro. Poi sulle labbra andiamo un attimo a stenderlo, però.
17. Ecco, ci mancava Butter Gloss, tiramisù. Questo qui. A me sarebbe piaciuto provare i prodotti, non tutti i possibili colorazioni di gloss e tutte le possibili colorazioni di soft matte. Due colori, un nude e un rosso, ci stavano già. Poi un po' di pigmenti, un po' di altri colori, anche perché NYX è davvero tanto vasta, quindi perché così pochi prodotti? A questo, ad esempio, scusatemi, la 18 Lip Oil This Everything del Sheer. È già un lip oil, quindi è un prodotto diverso. Ovviamente va solo a lucidare, illuminare, ma allo stesso tempo è qualcosa di diverso che ci sta. 19. Invece qui abbiamo tutti questi Utopia Purple Shimmer. E se io non volessi dei shimmer, abbiamo solamente di opaco il primo, Soft Pink. Capisco che è Natale, ma magari voglio anche qualcosa di diverso, anche se questo è davvero bello. Molto bello. Questi dual chrome sono stupendi. Assolutamente. Aspetta, pulisco perché inizio a essere un po'. Ok. Almeno questo è quello che credo io. Poi ditemi voi, ma per quello che mi riguarda, NYX è davvero molto vasto con i prodotti, con mascara e prodotti make-up di diversi tipi, di diverse collezioni, di diversi finish. Venti. Butter Gloss. E siamo a 5. Quindi mi aspetto un'altra tinta. Che poi, scusate, non sono tinte queste, eh. Soft matte lip cream, non sono tinte, sono rossetti cremosi matte, perché infatti vedevo che non si asciugava. Allora, Butter Gloss Butter Scotch, Butter Scotch. Carino. 21, tinta. Soft matte, questa è la Stockholm. Però è un nude. Cinque cinque, mo basta, perché siamo alla 22. Opaco almeno, dark purple opaco. Se dovevo scegliere l'opaco, magari non un viola. Mamma mia. No, ragazzi, no. Polveroso e assolutamente non omogeneo. Ventitré. Non lo leggo perché è talmente scuro che non riesco a leggerlo. Comunque, è una tinta, è un altro soft cream. Ma è calendario Natale o calendario dell'inverno? Perché sono colori autunnali.
24. Butter gloss. Brown qualcosa. Facciamo un riassunto un attimo con voi. 6 butter gloss, di cui uno mi è appena caduto. Vi voglio molto bene, ma queste due tonalità sono molto simili. Uno è molto scuro, uno è importabile e ok. 5, no, 6 rossetti matte. In tutte le varie possibili combinazioni di colore, una cipria, un lip oil. Eravamo partito bene con il base per ombretto, ma poi ci siamo dimenticati per strada. Ombretti abbiamo 2, 4, 6, di cui due opachi. Questo è molto carino. Quello viola, a mio avviso, è una cavolata. E gli altri sono shimmer o duachrome, bello l'oro, bello viola duachrome, bello anche il bronzo, belli, ma ok. E per finire questi prodotti, il primer viso pore filler e due illuminanti liquidi. No, non. Allora, adesso mi pulisco la mano con una salviettina nuova per non farvi vedere niente. E poi ne parliamo assieme. Ho fatto prima il recap dei prodotti perché dopo ci sono delle ragazze anche che non vogliono vedere lo spoiler, quindi. Allora, per chi mi segue da prima durante lo spacchettamento e anche per chi è appena arrivato dal minutaggio, ho completamente tolto gli swatch così non potete vedere assolutamente niente. Cosa dire di questo calendario? Non mi ha entusiasmato e pensavo che fosse un prodotto, un calendario per provare i vari prodotti. Per vedere i vari prodotti, non trovo mascara, che se ci sono molto famosi di NYX, non ho trovato nessuna lip lingerie, che sono il must. Non mi è piaciuto. È bello se volete provare varie colorazioni di poche linee con tante colorazioni. Ma non mi è piaciuto assolutamente, scontato, ed sapevamo già che sarebbero stati tot, tot e tot, quindi sapevamo già dopo dov'era. Il 24 assolutamente delusa, assolutamente. Sinceramente, se lo trovate dopo Natale con un forte sconto e volete provare alcuni prodotti, ci sta, ma se no. No, absolutely no, ed è niente, ci stanno anche questi calendari. Se avessi guardato dei spacchettamenti l'avrei saputo, ma non volevo spoilerarmi niente per avere una reazione in diretta con voi e quindi ci stanno queste cose. Ma voglio anche le vostre opinioni qui sotto. Scusate, ma mi sono macchiata. Mi sono sicuramente macchiata con uno swatch. Benissimo. Del bene in meglio e niente, fatemi sapere se avete provato con questi palotti, come siete trovate. Se postino, il postino adesso, scusate.
E rieccoci qui, è incredibile, ma sono le 17:29 ed è arrivato il postino, ok, con i miei soliti pacchi del giorno, ed niente, credo che ormai avevo finito con i commenti, vedete voi, fatemi sapere solo cosa ne pensate voi, ed io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!